quasi 75.000 visualizzazioni e quasi 7.000 like. Cioè, vi piace veramente tanto questa cosa, eh? Ed è per questo che vi chiedo di raggiungere ancora una volta i 5.000 like per avere un nuovo episodio. Entro 2 giorni ve lo carico immediatamente, ma voglio assolutamente 5.000 mi piace. Se poi, come in questo caso, sono di più, sono molto molto contento. Inoltre passate qui sotto in descrizione tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali di Brilles e iscrivetevi dappertutto. Guardate che se non lo fate non sono contento. Ma torniamo a noi senza dire ulteriori cavolate, perché oggi c'è da fare veramente qualcosa di molto molto importante. Intanto, ultima partita del girone, direi proprio di simularla perché non abbiamo più niente da perdere. Come simuleremo anche la partita col Frosinone e andremo a giocare il big match, lo scontro diretto con la Roma, per poi iniziare subito le trattative del mercato di gennaio. Ve l'ho già detto, voglio vendere Cristiano Ronaldo. Forse anche per quello che il video ha avuto così successo. Mi dispiace perché è in forma, però sta calando drasticamente, 88, e poi anche le sue statistiche non sono più al massimo. Cioè, guardate qua, solo 7 in tuffo, 11 in presa, 15 in rinvio, cioè se è Cristiano Ronaldo non sa neanche fare il portiere. Ragazzi, con calma, concentratevi e contate fino a 5. State per vedere qualcosa di veramente epico e sensazionale. Crisi difensiva con Gimenez e Thiago Silva fuori, solamente Chiellini e Barzagli. Blanco, l'avevo già detto, giocherà un po' lui come riserva, ma mi manca un altro centrale difensivo. E quindi ho schierato Mattiello come difensore centrale e come terzino di sinistra ho riesumato lui, i cadaveri. Paolino De Ceglie, titolare in Champions. Vabbè, mi vergogno, eh. Simuliamo la partita col Villarreal e passi migliore tra la Spagnola e il Wolfsburg. Mamma mia, la difesa è una cosa aberrante, non riesco a guardarla. Forse se chiudo un occhio e l'altro me lo copro diventa qualcosa di accessibile. Simuliamola e abbiamo addirittura vinto. Thiago e Alexandro. Com'è Alexandro? Intanto abbiamo preso 18 milioni di euro da andare a spendere nel mercato invernale e non sono male. E poi ti ringrazio, Carlos, ma in realtà io e te siamo la stessa persona, quindi... capisci? Incredibile, Lukaku è davvero al Manchester United nella nostra carriera. Dopo Owen e Salah Juventus ha azzeccato anche questa. Ragazzi, io provo a chiedere informazioni per un talento incredibile. Gabigol! A sorpresa potrebbe essere un profilo interessante a basso costo. Andiamo a simulare la partita col Frosinone e proprio l'Inter ci sta inseguendo. Siamo a pari punti con 14 partite giocate. Quindi togliergli Gabigol potrebbe essere l'affare della vita. Simuliamola, eccolo qua, abbiamo vinto 1-0 con gol di Juan Cuadrado, il mio uomo. E l'Inter ha perso, il Milan l'ha battuta nel derby, quindi 3 punti guadagnatissimi. Ed è qua, ragazzi, che stiamo entrando nei giorni più importanti. Rischiamo di perdere 6 giocatori, ma non ci interessa, perché tanto abbiamo solo questa stagione. Adesso c'è la Roma e poi, finalmente, il calciomercato. Incredibile, siamo già tornati al calciomercato. Giochiamo finalmente la partita con la Roma e sarà importantissima per vedere se riusciremo ad allungare di ulteriori 3 punti sull'Inter. Partiti, anche il match con la Roma è iniziato. Piazza che addirittura va a fare il trequartista, Dybala però va a riprendersi il suo posto e poi sbaglia il passaggio per Cristiano Ronaldo che va a inseguire il giocatore e lo butta per terra. Dybala, Ronaldo, attenzione, Ronaldo che potrebbe giocare la sua ultima partita con la Juve, Cuadrado dentro per Dybala. Alexandro prende il pallone, poi Piazza in sovrapposizione, Alexandro gliela dà, Piazza può mettere il bellissimo pallone per Dybala, che... l'ha sbagliato, no, l'ha parato, com'è possibile? Fatemelo rivedere, Dybala, tira... Ma non ci credo, ma ha fatto la parata più incredibile della storia. Chi è quest'uomo? È Matti Sindi! Piazza dalla bandierina, la può mettere benissimo dentro così per Nainggolan, che potrebbe fare il gol dell'ex più inaspettato della storia. Ancora Raja, questa volta la deve andare a prendere larga. Raja la mantiene dentro per Ronaldo. Lo stop e il tiro di Cristiano, ancora il portiere. Mallison, ma sei troppo forte. Bellerin, Nainggolan di prima, Vidal. Tutto di prima questa azione, Dybala dentro per Ronaldo, Ronaldo si prova a girare, si smarca molto bene dal limite, Ronaldo, Alisson. Vedete, queste di solito li faceva Cristiano Ronaldo, adesso invece li parano i portieri, però bellissima azione. Finalmente riesco a vedere delle azioni degne del migliore Ronaldo. Dybala è quasi in zona tiro, Dybala prova ad andare dentro, Cuadrado deve andare a riprendere, invece Martin Cindy cerca di far partire la ripartenza e ce la fa molto bene. Salah, che in questa carriera è ancora la Roma, dentro per Dumbiano, non ci posso credere, Dumbiano la mette dentro, ma è fuori gioco Paredes. Nainggolan, dentro per Ronaldo, si appoggia a Vidal, attenzione perché parte Cuadrado, che bellissima azione. Questo è calcio giocato, calcio perfetto, il manuale. Cuadrado, ancora, la mette per Dybala, la copre Emerson Palmieri. Dai Piazza, crossala come solo tu sai fare, Vidal la prolunga sul secondo, invece la palla va indietro, c'è Bellerin che con il tacco si appoggia a Barzagli, Barzagli che cerca di liberarsi per il tiro, non ce la fa, c'è Alexandro, va da Nainggolan, Nainggolan la mette dentro per Alexandro, di prima a cercare Cuadrado, Cuadrado in aria, la mette per Ronaldo, mamma mia, ma non entrano! E Sharawi cerca di approfittare di questo buco che gli abbiamo lasciato, e Sharawi contro Barzagli, lo salta di netto, poi la mette dietro per Dumbia, Dumbia, Dumbia in area! E ci punisce proprio, sei tu Dumbia, il bug assoluto, il bug...
per eccellenza di FIFA insieme a Di Barbo e Cervinho, come quando uscirono tutti e tre nel tridente della Roma. Ma proprio Doumbia, ma che cosa ha fatto El Shaarawy? Lì sulla sinistra ha fatto un numero incredibile, ha saltato Barzagli, l'ha messa e poi Doumbia ha solamente dovuto fare gol. Solamente fare gol a Donnarumma, ma c'è riuscito. Guardiamola ancora dietro, bellissima palla. Doumbia, no, in realtà ha fatto un grandissimo lavoro anche Doumbia. E Donnarumma non poteva farci niente, imparabile probabilmente. Ma non è vero, forse, non è vero. Nainggolan, dentro così per Ronaldo. Ronaldo va da Dybala. Dybala da Vidal. Dobbiamo recuperare con un'azione costruita ad hoc per l'occasione. Ronaldo dentro per Bellerin. Che bellissima palla sull'esterno. Bellerin la può mettere in mezzo dove c'è Dybala. All'isola respinge. C'è Cristiano Ronaldo che la va a riprendere. Cerca di servire Nainggolan. Il tiro di Nainggolan contro la Roma. Ci siamo veramente spenti. Abbiamo avuto tantissime possibilità di andare in vantaggio. Adesso non le stiamo più sfruttando. Dybala dentro per Piazza sull'esterno. Manolas la va a prendere fuori. Ancora Piazza che riesce a saltare Manolas. Piazza ha preso il tempo a tutti. Piazza la mette per Paulo che non riesce a tirare. Arriva Cuadrado. La scarica su Vidal. Vidal dentro per Ronaldo. C'è Cuadrado che prova a girarsi. Mamma mia, la Roma si copre bene. E adesso c'è un buco incredibile perché siamo in attacco totale e Salah può farci veramente molto, molto, molto male. E finisce qua 1-0. La sconfitta col Milan, la sconfitta con la Roma, tutti gli scontri diretti con squadre importanti non ci stanno. Siamo solamente a un punto in più dell'Inter. Per fortuna che inizia il mercato e possiamo sistemare la squadra. Aubameyang, Piazza, Mandragora, Mattiello e Mandzukic hanno accettato l'offerta di rinnovo. E finalmente riusciamo ad arrivare a gennaio 2019 e inizia il mercato. Fermati, fermati. Io provo il colpo grosso. Provo a proporre uno scambio Cristiano Ronaldo al Barcellona e Neymar alla Juventus. Sarebbe qualcosa di incredibile, però Ronaldo vale veramente poco adesso. Addirittura Icardi lo possiamo contattare per la scadenza del contratto a parametro zero. Provo uno scambio alla pari con Pierre-Emerick Aubameyang. E non penso che saranno interessati a Ronaldo 10 milioni per Lukaku, purtroppo. Un ritorno di CR7 a Manchester. Però 20 milioni secchi per Rashford li offro. Non è che a Madrid sono interessati a riprendere Ronaldo e 5 milioni per Morata, ma non credo. Anche Martial scade come contratto, ma non ho tempo di fare un'altra carriera. Sempre scambio alla pari con Aubameyang per quelli in scadenza. Hazard per Cristiano Ronaldo. E dato che il City voleva darci Keita, io glielo chiedo in prestito di un anno. Aubameyang anche per Gabigol. Un talento straordinario. Offerta per il trasferimento: Thiago Alcantara del Manchester United. Posso chiedere fino a 66 milioni, quindi io ne chiedo 70. Attenzione perché Ronaldo e 10 milioni per Lukaku l'hanno accettata. Stessa cosa di Aubameyang per Martial e stessa cosa di Aubameyang per Gabigol. Il City invece non ci dà Keita in prestito. Il Barcellona vuole 132 milioni di Ronaldo per Neymar. Ma lavoriamo sui giocatori del Manchester United. Attenzione perché potrebbe venire fuori qualcosa di clamoroso. Stessa cosa per Lukaku, ma 300.000 perché 325 mi sembra tanto. Anche Ronaldo per Hazard alla pari hanno accettato. E anche Rashford 20 milioni e Real Madrid. Anche Ronaldo 5 per Morata. Ragazzi, stanno accettando tutti. C'è da giocare col Chievo e poi ci sarà l'Atalanta e il Milan in Coppa Italia, ma non in questa puntata. Via con i titolari che sono riposatissimi. Però ragazzi, adesso i 3 punti devono essere fondamentali ed essenziali. Nainggolan, ancora Nainggolan, ancora, la porta lui e poi Piazza si stacca, allora gliela può dare sulla corsa, benissimo così. Puccino non so chi sia ma lo marca. Ancora Piazza, dentro per Vidal, ancora Piazza, dentro per Vidal e poi Vidal dentro per Piazza. In area questa volta, Piazza si appoggia lì, ma lo coprono molto bene. Chiellini che vuole andare a fare il trequartista, attenzione, Chiellini lì non si era mai visto ed ha una palla dentro, splendida per Ronaldo che in area prova a tirare e c'è il gol! Di CR7! Ancora che probabilmente la sua ultima partita si fa perdonare, ma cosa fa Chiellini da trequartista? Perché era lì, la va a sbloccare Ronaldo con un assist di Chiellini, tutto questo è surreale, non ci posso credere, è qualcosa di stranissimo, se con lì non ci può arrivare, stanno succedendo cose che non esistono. Attenzione perché Dybala vede una palla magica per Bellerin. Bellerin di testa si appoggia a Cuadrado, bellissima dentro per Ronaldo. Ancora Ronaldo dentro per Cuadrado. Cuadrado in aria! Şekulin, bella azione, bellissima. Nainggolan dentro per Dybala. Ancora Dybala dentro per Cristiano Ronaldo. Lo schema classico di uno che cerca l'altro e poi ci si appoggia. Ronaldo dentro per Dybala, bellissima palla dentro così. Attenzione Ronaldo per la doppietta e la trova! CR7, ma non puoi! Non puoi farmi queste cose nell'episodio in cui ti sto vendendo. C'ho ancora questo perché ho fatto l'esame del sangue. Ronaldo, ma cosa fai? Ma cosa fai? Io avevo già deciso di venderti ormai, non c'è più tempo per farmi le doppiette in Serie A. Bellissima, Ronaldo, Dybala.
E poi dentro per Piazza, bellissima palla per Ronaldo, con il mancino non sbaglia. CR7, che decisione difficile. Ronaldo, Piazza, dentro così per Paolo Dybala, che adesso è l'uomo più avanzato, ancora Dybala, va per vie centrali per liberare lo spazio del passaggio a Cuadrado, che può andare libero sulla destra, ancora Cuadrado che si è un attimo fermato, ha perso il tempo, Cuadrado si appoggia così a Piazza, che va da Dybala, 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 tira per favore. Dybala ancora dentro per CR7, che riesce con un taglio a prendersi lo spazio giusto per andare al tiro, e poi con un numero di magia si smarca. Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? Non ci posso credere. Lo sto vedendo solo io? Sta succedendo davvero? Ronaldo, numero, sombrero, e poi da lì una fucilata sul secondo palo a far gol a Sheikulin. Decimo gol in Serie A per Ronaldo, che non capisco, non vuole andarsene, cosa vuole? Giuro che se Ronaldo fa il quarto non ti vendo, eh. CR7, dentro, per Paolo Dybala, ancora Dybala, vede il taglio di Ronaldo, prova a servirlo, Ronaldo, da solo, Ronaldo, basta, non si può, non si può, 4 gol in una partita, non lo posso vendere, ragazzi, non lo posso, sono confuso, non so cosa fare, è diventato forte tutto in una volta. Dai, ma come si fa? Ma cioè, non è possibile, l'ultima partita doveva andarsene, andarsene, via, via, così aveva già i bagagli pronti, le valigie fatte, e quest'uomo decide di farne 4. Ma cosa ha fatto? Ma che gol ha fatto il Chievo? Non lo stavo neanche commentando perché non pensavo fosse possibile. Inglese, inglese, ma che cosa stai facendo? Donnarumma, e qua c'è un po' di colpevolezza, ce l'hai, un po' di colpe. Guardatelo, dentro così, Birsa inglese, ma cosa gli viene in mente? Ma dove l'ha visto lo spazio per tirare? E siamo agli sgoccioli della partita, non ho fatto neanche un cambio perché sono veramente emozionato da questa partita e mi stanno venendo in mente diverse idee interessanti. Ancora il Chievo che prova ad attaccare, la palla è lì, Chiellini, la spazza, ho detto che la spazza Giorgio, finisce qua, 4-1, 4 gol di CR7. Va a prendere il pallone, ma non dovrebbe prendere solo quello, ha fatto 5 tiri e 4 gol quest'uomo, Mi ricordo che l'anno scorso nella carriera con la Samp avevo un problema con Ibra e con Higuain, e mettendo Dybala a fare la punta e il suddetto giocatore dietro i problemi si sono risolti. Voglio provare questa cosa, Dybala prima punta e Ronaldo trequartista, vediamo come può andare. Manterrò la trattativa aperta fino all'ultimo giorno di mercato e lì deciderò se vendere Ronaldo, tanto 70 milioni per Thiago Alcantara li hanno accettati e Lukaku avrebbe accettato l'offerta. Ragazzi, sono molto teso e voglio dei consigli, scrivetemeli qui sotto nei commenti. Facciamo una cosa, oggi è sabato, mi metto subito a editare questo video. Se arriva a 6.000 like entro 2 ore non venderò Cristiano Ronaldo. So che vi ho chiesto tantissimo, ma io devo iniziare a registrare gli altri video, quindi non ho tempo da perdere. Fatemi capire cosa volete, è una carriera interattiva, dipende anche da voi. Lukaku da una parte o un ritrovato Ronaldo dall'altra? Aiutatemi, ho bisogno del vostro aiuto.